Amici, ben ritrovati. Vi ho fatto la presentazione di questa magnifica stilografica che è la cuspide, l'ultima nata dalle officine italiane di Leonardo. All'interno del cofanetto c'era anche un bel calamaio d'inchiostro, un inchiostro blu, una delle tinte fra le mie preferite, un inchiostro che non avevo mai provato e vale la pena metterlo alla prova. Vale la pena provarlo in senso assoluto perché è davvero un bell'inchiostro. Andiamo a vedere velocemente. Il calamaio è un calamaio di tipo ottagonale. Molto bello, molto riconoscibile fra tanti altri che possiamo avere nel nostro scrittoio. Etichettato, in questo caso non ho la confezione perché era all'interno dell'astuccio, etichettato con i colori del brand, è un'etichetta molto elegante, con lo stemma di Leonardo in posizione centrale che campeggia sopra il campo del blu, che è il colore dell'inchiostro che andiamo a provare. Il calamaio è un calamaio da 40 millilitri. Un calamaio che si pone anche come fascia di prezzo a livello degli inchiostri, di quelli buoni, un inchiostro che quindi diciamo, ha delle promette, delle cose che bisogna vedere se mantiene. E siccome l'ho provato in lungo e in largo, vi assicuro che le mantiene, a partire dalla tonalità, dal colore, perché è vero che è un blu, ma è un blu che... Insomma, è inutile parlarne, mettiamolo subito alla prova. Due penne, manco a dirlo, due penne di Leonardo, una blu Positano che sembra fatta apposta per provare questo inchiostro. Ho montato un pennino B, ma dopo, se c'è il tempo, provo anche a montare il pennino Stab 1 e 1 e invece il pennino fine per questa meravigliosa cuspide che ha un colore verde oliva, ma lo proviamo con un blu e non sfigura di certo. Cominciamo dal tratto fine della cuspide. Avevo ragione o no? È una tonalità di blu azzurro, ma è quasi difficile trovare un aggettivo, quindi non mi resta che dire che a me piace molto perché dopo nell'analisi visiva vi farò vedere come accomuna gli inchiostri blu più belli, quelli anche un pochettino, se vogliamo, di riferimento, dal Topaz Edelstein al Compechi al Blu Florida, è veramente molto bello ed anche ho notato su alcuni pennini, mi ricorda una edizione limitata della Montblanc Tolstoi, solo che questo mi piace ancora di più, lo trovo più vibrante, un blu azzurro più vibrante, mi piace davvero molto. E allora andiamo a scrivere che si tratta dell'inchiostro Leonardo, officina italiana, visto che è un produttore italiano, vale la pena ricordarlo a tutti noi e anche a tutti gli amici che insomma, mi guardano, visto che sono parecchi dall'altra parte del mondo. La tinta, manco a dirlo, è il blu. Andiamo ad incrociare il tratto. Guardate che bella saturazione. Veramente molto bello. Questo è un pennino F1 Fine Nib. Molto molto bello. Andiamo a provarlo con... Allora, diciamo che ci mette del suo anche questo pennino in oro, ricordiamolo che stiamo parlando della cuspide con pennino in oro a 14 carati. Questo è un gold Nib, certo, fa la sua parte, ci mette la sua. Lo proviamo con questo inchiostro, che non si sia seccato, con questo inchiostro, con quest'altro invece pennino. Questa è una bella, oh là là, ho detto che si era seccato, l'ho aperto prima, Leonardo. Momento zero, questo è un pennino
Il pennino Brodo ve l'ho mostrato nella recensione, in quella verticale di pennini. Guardate, guardate, è bello o no? Mi piace tantissimo questo inchiostro. Mi piacciono gli inchiostri, quelli allegri, quelli sereni. Non è un blu fitto, è un blu che appunto strizza l'occhio all'azzurro, ma con tante sfumature, davvero tante sfumature. Andiamo a metterlo alla prova, invece su un'altra carta che ho preparato qua, una carta con una finitura meno prestigiosa, meno bella della Rodia, che è questo blocco pigna. Questo è una pigna. Questo qua block sarebbe il modello, sarebbe proprio la Evolution. Ovviamente qui la Leonardo momento zero con il pennino. Con il pennino Broad, qui allarga un pochettino il tratto, ma non perché lo allarghi, è perché la carta Rodia tende a contenere il tratto. Qui diventa realmente un B. Allora, qui lo riconosco, qui vedo davvero un bel B, un Broad, pennino Broad. Quanto è bello questo inchiostro! Mi piace perché comunque è una tinta che il mio occhio riconosce ed è appagato, ma riconosce anche in mezzo a tanti appunti che posso fare, quindi insomma ho anche un riscontro visivo che mi dà piacevolezza. Proviamo invece la Leonardo Cuspide. Cuspide. Questo è un pennino. Fine in oro 14 carati. L'inchiostro è un Leonardo blu, tanto per disegnare un pochettino, tanto per riempire un pochettino questi spazi. Molto bello. Vi faccio vedere come ci siano anche delle sfumature che ora con l'altro pennino andremo ad apprezzare ancora meglio. Non tanto su questo pennino Broad che è veramente micidiale perché ha una copertura così omogenea del tratto, tra l'altro in qualsiasi direzione, lo vedete? E questo significa che il pennino lavora molto bene e che la punta è stata fatta come si deve. Lavora bene perché, vedete, è identico in qualsiasi angolazione lo andiamo a mettere, il tratto è sempre quello, vedete? E quindi anche la saturazione, il corpo, la fittezza, lo shading, che in questo caso è un po' sacrificato proprio per questa omogeneità anche del flusso, resta costante. Prendo l'altro pennino, il tempo di sostituirlo sul momento zero. Eccoci qua. Proviamo un pochettino questo invece, pennino. Pennino Stub. 1.1, tra l'altro questo qua è il nuovo, lo scrivo qua, il New Giovo, quello, la serie 2021. Vedete che razza di, oh, scusate, vedete che razza di shading mi fa questo inchiostro? Sembra un inchiostro bicolore. Dopo, finita l'analisi dinamica, andiamo a vedere quella visiva. Sembra un inchiostro bicolore. Guardate, ogni volta che il tratto rallenta e accelera, ho delle sfumature diverse. Vediamo su carta Rodia. Infatti, è proprio l'inchiostro che ho adottato per la mia Momento Zero.
Trovo un po' di spazio, sì, eccolo qua. Guardate che bello. Bene, non ci resta che andare a vederlo un po' più da vicino. Una tonalità che è un blu, è un azzurro, non è ben definito, e proprio questo è il suo bello. Sul pennino fine della cuspide, sul pennino sottile di questa stilografica, non abbiamo grandissime variazioni dal punto di vista dello shading, però, per esempio, passando al pennino B, possiamo notare un tratto che diventa certamente più corposo, ma anche un pochettino più scuro, pur mantenendo lo stesso timbro, però questo diventa più scuro, sembrerebbe apparentemente quasi un colore leggermente più scuro. Sempre molto bello. Andiamo a vedere se passa il foglio. Assolutamente no, da nessuna parte, non c'è traccia neanche quando sono andato, come vedete, a premere parecchio. Non c'è traccia di questo. L'analizziamo sull'altro blocco, perché su quest'altro blocco ho usato anche, sul Quad Block Evolution, oltre al pennino Broad che vedete, una bella fittezza di tratto. Molto bello, e ancora una volta guardate come si alleggerisce la saturazione nel momento in cui utilizzo un pennino più sottile come quello della cuspide. Quando vado ad utilizzare invece un pennino stub, eccolo qua, scusate che non ci arrivo ancora bene, pennino stub, eccolo qua, l'1.1, qui cominciamo a vedere degli effetti, delle sfumature. Che vi ho detto sembra quasi uno di quegli inchiostri che ha una doppia anima. Nella parte che è più nella parte qua inferiore, non so se riuscite a vederlo, sia della M, della Z, in tutte le gambette basse di questa serie di cuspidi che ho fatto, l'inchiostro ha una tonalità leggermente più azzurra, meno carica. Ma anche la stessa E di Leonardo. Provo con un altro strumento. Col pennino stub, come vedete, si riesce a determinare uno shading veramente bello, come se fosse quasi un pennino, un inchiostro di quelli bicolore. Guardate, ogni volta che c'è una svolta, un cambio di direzione del pennino, c'è un alleggerimento anche del colore e della saturazione. Molto bello, molto piacevole questo. Devo dire la verità che è un pennino che non solo molto bello questa nuova versione del pennino Giovo, ma è l'inchiostro che dice la sua. Questo è il tratto fine, non che manchi, ma si percepisce meno perché il pennino è più sottile. Vedete come si alleggerisce la saturazione invece come qui prenda corpo. Mentre sul pennino B, il Broad, questo è quasi assente perché c'è una tale costanza di rendimento, di flusso, come vi ho detto, che non c'è assoluta variazione di densità e di saturazione. Questo a dire che è un ottimo pennino. È un inchiostro che vi consiglio, io me lo tengo stretto. Ciao a tutti e alla prossima!